benvenuti, io sono Emanuele86 e questo è Dark Souls Remastered. Allora, nell'ultimo episodio avevamo iniziato il mondo dipinto di Ariamis. Avevamo già aperto la shortcut che è questo portone qui e dovevamo andare avanti. Avevamo due punti dove si andava sotto. Porca trota. Ma che cazzo è successo qui? Avevamo due punti che si poteva andare sotto. Quindi, allora, aspettate un attimo che faccio una cosa, perché qua, allora, mettiamo questo. Mettiamo questo. E avevamo due punti che si andava sotto, dicevo. Vabbè, adesso c'erano sti cosi qua, quindi magari cambiamo arma. Guardate lì le spade spezzate che ho, io le devo vendere tutte a Frant. Vediamo un po' come va. Occhio. Olè. Perfetto. Allora, questo posto qui per farmare anime non è niente male. Adesso mi rimetto la mia spadina di merda, perché non so dove andremo. E se andiamo in posti stretti sono un po' nei problemi. Allora, l'ultima volta avevamo visitato questa zona qua. Oh, cazzarola, mi sono dimenticato di far partire l'ova lo stesso, dai. Ecco. L'ultima volta avevamo visitato questa zona qua, dove c'era questa scaletta che ci portava di sotto. E quindi potevamo andare sotto da quella zona lì. Poi avevamo visto anche questa zona qua. Questa zona qua l'avevamo vista, non mi ricordo. Forse non l'avevamo vista questa zona, ragazzi. Chi è che mi lancia frecce, scusate? Ah, ok. Perfetto, capito. Ma... oh, merda. Aspettate un attimo, perché qua sto per morire miseramente. Ok. Ma da dove arrivano tutti questi? Non l'ho mica capito io. Da dove? Allora, ci prendiamo una fiasca e corriamo. Aspettate un attimo. Dove si va? Giù di qua. Ah, sì, giù di qua si può tagliare, credo. Ah, ok, si andava solo dove c'era sta roba, sì, sto balconcino, ok. Perfetto, mentre se andiamo di qui torniamo indietro. No, non torniamo indietro. Ah, ok, di qua si va sempre di sotto. Si va di sotto dal pozzo e di sotto di qua anche. Perfetto, ho capito. Molto bene, allora. Adesso sostanzialmente io vorrei non andare sotto subito, perché avevamo ancora tutta questa zona da esplorare. Avevamo trovato anche questa zona qua. Ve la faccio vedere un secondo, ci metto. Ok. Che la porta non si apriva.
solo questa zona qua avevamo. Adesso io vorrei andare ad esplorare questa di zona che l'altra volta non avevamo esplorato, dove ci sono questi fottuti balordi qua. Ok. Allora, qui ce n'è uno nascosto. L'ho visto. Sta roba qua. Gente impilata lì. Boh. Allora, ci prendiamo. Grande anima di cavaliere valoroso. Anima di cavaliere valoroso. Anima di cavaliere valoroso. Wow, quante anime. Come mai tutti sti morti? Come mai tutte ste... Geremia il re ha invaso. Chi è sto Geremia il re? Geremia il re ha invaso. Occhio. Occhio, bastardo, che magia che c'ha questo. Sto figlio. Occhio. Ok. 36.000 anime. Recupera lo spirito rimasto il potere oscuro. Un'umanità e la frusta dentata. Ok. 36.000 anime questo tizio qua ci ha dato. Molto bene. Allora, ci ha invaso. Chi era Geremia il re? Questo sembrava un piromante a tutti gli effetti. Questo era un piromante sicuro. Questo era un piromante, ma proprio sicuro, perché faceva delle piromanzie cazzutissime. Non poteva essere nient'altro di fuori che un piromante. L'animaccia. Questo era un piromante sicuramente. Allora, adesso andiamo di qua, ragazzuoli. Vediamo cosa c'è qui. Piromanzia ondata acida. Che poi a me mi hanno detto che sta ondata acida di piromanzia è una cagata, cioè non fa danno assolutamente. È una cagata allucinante. Ondata acida non fa danno proprio. Poi non lo so, magari è potentissima, però non lo so. A me mi hanno detto così. Mi hanno detto che proprio non, è una cosa che non fa danno assolutamente. Allora, là c'abbiamo, vabbè, qua c'abbiamo sempre quel portone chiuso, ok? E quindi niente, a questo punto ci rimane soltanto ad andare sotto, ragazzuoli. Quindi a questo punto andiamo sotto. A questo punto andiamo sotto. E chi si è visto, si è visto. Possiamo fare niente, sì. Allora, diciamo che abbiamo un'umanità, potremmo usarla al falò, però, vabbè, proviamo. Se moriamo... Amen. Occhio. Occhio, 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 occhio. Ok. Adesso io sarei arrivato da qua? No. Oh cazzo. Occhio, occhio, occhio. Porca troia. Ok. Qua c'è una scala. Occhio. Ma no, questo non ci fa niente però. Questo non ci fa niente. Ma... non ci fa niente, ma non ci possiamo neanche parlare, però.
Ah, proprio moriva con un cazzotto? Io non volevo ucciderlo. Con un cazzotto moriva questo? Piromanzia ondata infuocata. Ah, ok, perfetto. Boh, molto bene. Ci ha dato l'ondata infuocata, va bene. Ce la teniamo. Non è che ci faccia schifo, eh. Qua c'è un'altra parete illusoria. Occio. Che qua mi sembra di aver capito che... Ah, qua è da dove siamo scesi. Perfetto, ok. Boh, allora, abbiamo ritrovato la strada. Noi andiamo di qua. Non c'è niente. Quindi... arriviamo di qua. Quindi proviamo ad andare a vedere di qua. E torniamo. Ah, ok, qua si va dove c'è la scala. Se invece andiamo di qua, ok, perfetto. Se invece andassimo di qua, porca trota. Un altro rotellone. Qui c'è un altro rotellone. Aspettate un po', perché qua c'era... Ecco, qua c'era un drop. Chiave della tenuta. Ah, ok, forse questa chiave qui è quella che apre quella porta chiusa a chiave che cercavamo prima. Ok, perfetto. Poi qua c'è un'altra parete. Occhio. Vaffanculo. Ma due? Ok. Mamma mia, ci è mancato un pelo che morissimo, eh. Allora, qua c'era il drop. Anima guerriero coraggioso. Oh, porca la pu... Occhio. Stiamo un attimo qua nascosti. Ma dove è andato quel fottuto infame? Guarda sto figlio. E muori. Maledetto. Allora, un'altra parete illusoria. Madonna, qua è un... È una cosa pazzesca. Qua dove andiamo a finire? Sempre là sopra. Niente, quindi bisogna andare per forza di qua. Allora, là ne vedo uno. Equipiamo un attimo l'arco. Perché gli voglio attrarre uno alla volta. Non ne voglio attrarre troppi, perché sennò poi va a finire che facciamo casino. Arco corto. Le nostre frecce. Ne tiriamo uno alla volta. Ecco, e già ci ha beccato. Allora.
Un altro lo vedo. Ok. Là ne vedo un altro. Ok, sembra che non ce ne sia più. Anima di cavaliere valoroso. Scudo circolare d'ossa, ma dai, si trova lo scudo qua sotto, che figata. Non l'ho mai trovato lo scudo d'ossa, pensava... Ma, che figata. Allora, qui c'è una leva, quindi tiriamo la manovella e vediamo. Ok, ci ha aperto il portone e ci ha fatto vedere molto bene che dopo quel portone c'è una bella nebbia. Ci ha fatto notare che dopo quel portone c'è una bella nebbia. Ah, quindi poi, ok, saliamo di qui e automaticamente siamo dall'altra parte. Ok, quindi io adesso ho... fatemi vedere una cosa. Devo andare qui. Chiave della tenuta. Chiave che annette al mondo dipinto di Ariamis. Nell'universale mondo dipinto c'è una struttura simile ad una vecchia cattedrale. Essa è usata come una sorta di magazzino. Quindi lì, se è usata come una sorta di magazzino, dovremmo trovare parecchie cose. Quindi andiamo a farci visita prima di andare nel portone che abbiamo aperto con la leva. Quindi era di qua, sì. Sì, era di qua. Era questa porta qua. Ok. Ho usato chiave della tenuta, infatti. Allora, adesso qua, secondo me, è meglio cambiare arma, perché mi sa che ci saranno un po' di rotture di scatole. Quindi mettiamo la nostra armetta. E vediamo un po' com'è la situation. Ah, questo viene subito qua. Ma vaffanculo, va, rutta. Ok. Allora, qua... Ma dai.
Morto. Grande così. Grande così. Se si cade qua sotto, dove si va a finire? Non lo voglio nemmeno sapere. Ciao, corvaccio. Guardali. Era una trappolona di Cristo questa. Ok, molto bene. Ce n'è ancora? Eh? Era un trappolone maledetto questo. Ok. Miracolo voto del silenzio. A parte che intanto non li possiamo usare i miracoli, però vediamo. Allora, l'ondata infuocata sapete già tutti cos'è, l'ondata acida anche. Voto del silenzio. Miracolo della strega dai capelli neri Velka. Impedisce il lancio di incantesimi nell'area, Velka, dea del peccato e divinità ribelle, ma abile nei arti nelle arti moderne e antiche, possiedendo influenza compatibile a quella degli dei. Ok, allora, adesso prima di tutto facciamo una cosa. Possiamo toglierci sto fottuto anello e rimetterci quello di Havel che abbiamo dall'inizio del gioco. Ah, abbiamo trovato anche l'anello delle maledizioni. Nonostante le sinistre voci sulla sua creazione, questo anello è indubbiamente utile poiché aiuta a prevenire le maledizioni. Noi ci mettiamo questo di Havel al momento, che ci rende più agili nel fare ecco dove si passava per prendere quel drop. Adesso siamo dall'altra parte. Ecco dove si passava. E c'è tutto il set di Velka. Veste da chierico nera, manchette nere, pantaloni neri e maschera di Velka. È tutto il set di Velka questo. Magari gli diamo un'occhiata anche. No, questo è da brigante. Eccolo qua. Che poi Velka sarebbe un chierico. Resistenza a maledizioni 20. Sì, non è poi fortissimo, eh. Gli assolutori ascoltano le confessioni dei peccatori, invitano alla riflessione e alla redenzione. Le loro maschere simboleggiano il distacco dai desideri terreni. Le vesti completamente si dice che siano impregnate del potere mistico di Velka, che fornisce una resistenza contro qualsiasi tipo di magia. E sì, difesa magica 30. Non è proprio il top del top, però non è male contro la resistenza da magia. Invece se andiamo di qua non c'è assolutamente nulla. Quindi ah, ciao uccellaccio. Ma come cazzo è che lui mi becca? Ma scusa. Ma come fa a beccarmi? Vaffanculo. E che cazzo. Cioè scusa, eh. Non ci passava e mi beccava lo stesso. E ti becco pure io con l'ascia allora. Cazzo di me. Allora, adesso fiaschettiamoci. Di qua abbiamo fatto. Adesso dobbiamo proseguire di qua. Allora, qua sotto cosa c'è? Chi che cosa c'è?
Ehi, beddu mio, che sei furbo. Ah. Molto bene. Adesso a te. Tu sei un bel problemino che io provvederò a risolvere, in men che non si dica. Vabbè, allora. Via da qua. Ma io mi ricordavo... No. Mi ricordavo niente, allora mi ricordavo malissimissimissimo. Niente. Qua c'è sta niente. Ma qui sotto non dovevano arrivare degli uccellacci maledetti? Boh, non mi ricordo. Allora, qui abbiamo un fabbro, come vedete. Questo è un fabbro. Era un fabbro. Adesso è qui congelato. Vediamo cosa c'ha. Tizzone oscuro. Altro? Niente. Ha solo un tizzone oscuro. Allora, facciamo così. Ce lo leggiamo. Nelle chiavi, sì. Tizzone richiesto per evolvere le armi. La chiesa ha nascosto a lungo l'esistenza del tizzone oscuro ignoto agli attuali fabbri. Evolve armi divine più 5 in armi occulte rinforzabili a più 5. Venivano usate per dare la caccia agli dèi e sono efficaci contro i loro seguaci. E qua, questo è un tizzone secondo me importante, perché se si possono fare le armi occulte, e guarda caso il tizzone occulto che doveva essere bandito da ogni posto per far sì che non sia trovato da nessun fabbro, che non sia dato a nessun fabbro, guardate un po' dove era nascosto, nel mondo dipinto di Ariamis, dove tutte le cose peggiori vengono rinchiuse. Insieme a loro anche il tizzone occulto. Ah, questa è una porta, eh. Ah sì, è vero, è una porta, perché ci porta fino qui a prendere lo stocco di Velka. Lo stocco di Velka, l'arma di Velka. Magari sarà anche forte, però sicuramente è meglio la mia arma. Adesso volevo capire una cosa. Se io mi butto giù di qua, dove vado a finire? Cioè, probabilmente... andrò a finire in un posto... Cioè, probabilmente muoio. Probabilmente muoio, sì, ma probabilmente vado a finire... Sì, andrò a finire in un posto... In un posto un po' così. Allora, quindi a questo punto noi scendiamo di qua, intanto lì la zona l'abbiamo terminata tutta. No, volevo scendere di sotto io. Di là probabilmente si passerà di sotto, credo, una cosa del genere. No! Vabbè, non era un salto poi così.
impegnativo. Allora, a questo punto io, ragazzi, farei che andare prima al falò. Così ci riprendiamo le animelle. Cioè, ci riprendiamo le fiaschette, 15. E poi andiamo nel portone. Allora, aspettate un attimo, vediamo quanto manca alla fine. Manca 20 minuti, quindi sì, possiamo farlo. Comunque fanno danno, questi ragazzi. Questi fanno veramente danno. Questi fanno un danno atopico proprio, da panico. Ehi, 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 ehi. Occhio. Occhio. Occhio, occhio. Occhio, occhio, occhio. Ok. Raccogli oggetto, scudo grande di cuoio. Va bene. Sì, questi qui, ragazzi, volendo se li uccidete. Comunque, sti blob qui che c'erano, che ci sono qua per terra, ragazzi, fatemi sapere se non è così. Io li ricordo anche in Demon Souls. Io in Demon Souls, verso più o meno l'inizio del gioco, mi ricordo che c'era un boss fatto di queste cose qui, di questi blob qua. Un po' diversamente, questi qui sono proprio, sono mezzi umani e mezzi blob. Quelli là erano proprio tutti blob, ma si assomigliavano un casino. Avevano anche ste lance. Mi sembra che c'erano anche in Demon Souls. Poi fatemi sapere se anche voi ve li ricordate oppure no. A me sembra che c'erano in Demon Souls. A me pare proprio che c'erano. Allora, adesso noi questi li abbiamo fatti fuori. Ci siamo fermati ancora un po' di anime. Quindi a questo punto possiamo tirare fino... Possiamo andare di qua, possiamo tirare fino al boss. Tanto a questo punto dico che ce ne frega. Possiamo belle che andare tranquilli fino al boss. Ok. Ah, c'è anche il tizio là. Ok, vieni già tu proprio così di prepotenza. Allora, occhio perché qua tutti ci tolgono un botto di vita. Io non vorrei che pure questo non scherzasse. Olè. E anche questo è andato, ci ha lasciato un droppino. Titanite grande, molto bene. Molto molto bene. Molto 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 bene. Adesso dobbiamo andare di qua. Entriamo nella nebbia. Ok. Allora, dalla nebbia non possiamo uscirci, quindi questo è un boss per forza. Salve. Who art thou?
Chi sei? Non sei uno di noi. Se sei arrivato in questo mondo per sbaglio, torna sui tuoi passi e corri verso casa. Se è me che cerchi, i tuoi desideri non verranno ricambiati. Ok, lei è Priscilla Mezzosangue. È praticamente l'unico boss fino adesso che ci dà una scelta. Ci dice: se sei venuto qua per sbaglio, torna pure a casa. Quindi a noi basterebbe prendere questa scaletta qui, andare fino in fondo e ce ne torniamo. Usciamo dal quadro e ce ne torniamo a casa. Altrimenti l'affrontiamo. Altrimenti l'affrontiamo a nostro rischio e pericolo, perché non sappiamo che potenziamenti c'ha lei, cosa fa, cosa non fa. Ragazzi, io mi assento un secondo. Devi tornare da dove vieni. Questa è una terra pacifica dagli abitanti gentili, ma tu non vi appartieni. Ti prego di tornare sui tuoi passi e correre verso casa. Ok. Ragazzi, io mi assento un secondo che vado al cesso a fare una pisciata e torno subito. Non ce la faccio. Eccomi qua, ragazzi. Allora, questo boss qua, noi ovviamente lo affronteremo, perché è giusto così. Come vedete, ha la coda questo boss. Lei ha la coda. Noi, se gli tagliamo la coda, come tutti i boss che hanno la coda, ci droppa qualcosa. Credo. Quindi il primo colpo glielo do alla coda e vediamo come va. Ok, lei era lì. Adesso vediamo. Non siamo riusciti a tagliargli la coda. Vabbè. Anima di Priscilla Mezzosangue, umanità gemelle. E 36.000 anime. Sì, non è un boss difficile. Allora, l'unica cosa che diventa trasparente questo boss. Allora, diventa trasparente. Quindi voi, non vi, ovviamente, essendo lui trasparente, non vi dovrete muovere qua, perché sennò non vedete una mazza. Voi vi muovete sulla neve e vedrete i suoi passi per terra quando verrà verso di voi. Ma quando viene verso di voi, non aspettate che vi arriva vicino, perché c'ha una falce parecchio lunga e quindi vi becca anche dalla distanza e fa parecchio male anche. Quindi quando più o meno lei si trova lì dove ci sono quei sassi e voi siete qua, li correte incontro e li fate l'attacco. Non fate gli attacchi troppo lunghi, perché sennò è un casino. Sennò vi becca prima lei, perché voi non vedete quando lei carica il colpo, quindi non potete sapere quando schivare. Ok, a questo punto abbiamo l'anima di Priscilla Mezzosangue, quindi la andiamo a vedere subito.
anima di Priscilla. Anima di Priscilla mezzo sangue, intrappolata all'interno del mondo dipinto di Ariamis. Gli esseri speciali hanno anime speciali. Usa l'anima di questa mezzo sangue interspecie. Antitesi di ogni forma di vita per acquisire un enorme ammontare di anime o creare un'arma unica. Ok. Smog, Quilag. Minchia, abbiamo 10 anime di guerrieri coraggiosi, ma ce le teniamo, sa mai. Perfetto. Ok. Benissimo. Adesso andiamo su di qua. Dove? Aspettate un po'. Ah, non c'è. A questo punto allora ce ne possiamo pure andare tranquillamente. Osso del ritorno e usciamo dal quadro. Perfetto. Qui siamo usciti dal quadro. Adesso ragazzi, scusatemi un attimo, ma faccio una cosuccia. Metto l'anello dormiente del drago, che loro non mi sentono camminare. No, Cristo santo. Mamma mia, non sono morto fino adesso, vado a morire adesso come un cretino. Ma porca puttana, vabbè, dai, pazienza. Sì, fatto sta che riprendo da qui, giustamente. Ma col cazzo che gli lascio 130.000 anime là. Ma non ci penso manco lontanamente. Fammi un po' fare una roba, va. Fammi andare qua, fammi prendere qualcosa di... Perché quei bastardi lì sono parecchio veloci. A questo punto facciamo così. Andiamo giù con quello di Havel. Abbiamo perso anche un'umanità da scemi, proprio da coglioni. Da stupidoni. Ah, quindi resistono. Ah, resistono, molto bene. Allora, facciamo così, visto che resistono, resistere per resistere.
facciamo che mettere questo e via andare. Siamo molto più veloci. Allora, ovviamente col backstep non gli facciamo troppo danno perché è 155, però se noi ci mettiamo, guardate un po', è adesso il trick che vi faccio, se noi ci mettiamo l'anello del calabrone, ma guardate il disastro che li facciamo quando li prendiamo in backstep, eh. Li facevamo 200 qualcosa, non lo uccidavamo, eh. Quasi. Vai. Vabbè. Beh, io adesso penso che se facessimo una cosa del genere... 155. Sì, beh, questo adesso è un po' pesantuccio, eh. Eh beh, adesso li facciamo. Vediamo se ci sente lo stesso. Coglione. E mi sono ripreso pure l'umanità. Ce ne sono altri, no? Ce n'è più di sti fenomeni. No, no. Ok. E via che ce ne possiamo andare tranquilli. Allora. Ta 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 ta. Ok, perfetto.
Allora, facciamo così, ci togliamo l'anello del calabrone, ci rimettiamo quello di Havel, ci rimettiamo la nostra spadina delle balle. Via. Adesso ce ne torniamo al falò. Anzi, facciamo una cosa: per tornare al falò possiamo anche usare l'osso del ritorno a questo punto. Intanto. Ok. Perfetto, allora ci sediamo al falò. Torniamo umani. Molto bene. Allora, facciamo così, facciamo che vediamo se riusciamo ad avanzare di livello. Possiamo fare tre livelli. Allora, tre livelli farei 40 a forza e 2 a stamina. Sì, 40 a forza e 2 a stamina, vai così. Allora, adesso noi qua possiamo andare o agli archivi del Duca. Vabbè, adesso è scaduto il tempo a nostra disposizione. Comunque, nel prossimo video o andiamo agli archivi del Duca, ragazzi. O se no, vedo. Perché in realtà. Ma vediamo nel prossimo episodio, perché ho in mente di fare una cosuccia, vado off camera a vedere se è fattibile questa cosuccia, se è fattibile ci vado e vediamo un po'. E vediamo un po' il da farsi, ok? Per il momento, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, un saluto a tutti da Emanuele86, Emanuele86. Lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale come al solito. Un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao belli.